Uomini e donne anticipazioni, Gemma passa la notte con Rocco? Questa è tutta la verità. Gemma Galgani e Rocco Fredella si baciano a Uomini e donne. Il ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella era ormai nell'aria da settimane. La dama di Torino e il cavaliere nella puntata in onda oggi pomeriggio di Uomini e donne stupiranno tutti con il racconto della loro settimana. Gemma ammetterà di aver rivisto Rocco. A differenza degli ultimi incontri tra i due, segnati da accesi scontri, l'ultimo appuntamento è stato all'insegna delle tenerezze. La Galgani ha organizzato una sorpresa per il cavaliere, addobbando un albero di Natale per strada con un biglietto speciale. La dama di Torino confesserà che con Rocco Fredella sono scattati diversi baci in macchina. La passione sarebbe sbocciata di nuovo tra i due. Gemma e Rocco hanno passato la notte insieme. Il cavaliere confesserà di non aver dormito con Gemma. Sarebbe stata proprio quest'ultima a mettere dei paletti. Fredella manifesterà tutta la sua delusione. Rocco Fredella voleva passare la notte con Gemma Galgani dopo Wed. Le anticipazioni di Uomini e donne svelano che Rocco Fredella avrebbe voluto passare la notte con Gemma Galgani. La dama di Torino però avrebbe evitato la cosa, sottolineando di aver ancora bisogno di tempo per capire come procedere con Rocco. Gemma Galgani sottolineerà nel trono over di Uomini e donne di voler fare un passo alla volta. La scelta della dama lascerà tutti di stucco. Soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari. La bionda opinionista non risparmierà le sue frecciatine alla rivale. Dopo l'addio a Paolo, la 68enne di Torino sembrerebbe però aver fatto chiarezza nei suoi sentimenti. Rocco Fredella sarebbe riuscito a conquistarla. Gemma non ha mai nascosto in questi primi mesi della stagione 2018-19 di Uomini e donne di provare una forte attrazione nei confronti del cavaliere. Sarà Rocco Fredella l'uomo giusto per la 68enne di Torino? Anticipazioni Uomini e donne, Gemma Galgani e Rocco Fredella sorprendono. Gemma Galgani e Rocco Fredella spiazzeranno tutti nella prossima puntata del Trono Over di Uomini e donne con il loro riavvicinamento. Dopo le ultime peripezie sentimentali di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che cercherà Armando, la dama di Torino tornerà protagonista nel salotto di Maria De Filippi. Uomini e donne tornerà in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14. 45, su Canale 5, dopo aver chiuso la scorsa settimana con il trono classico che ha visto Luigi Mastroianni deluso da Irene. I primi tre appuntamenti della settimana saranno dedicati al filone senior della trasmissione, mentre corteggiatori e tronisti chiuderanno le ultime due puntate di OED, quelle di giovedì e venerdì. Maria De Filippi saluterà poi il pubblico attento di Canale 5 per tornare in onda a gennaio. Venerdì 21 dicembre Uomini e donne andrà in onda con l'ultima puntata del 2018 e si fermerà per la pausa natalizia. Anticipazioni Uomini e donne, puntata di oggi 17 dicembre, Gemma e Rocco limonano in auto ma non consumano. Primo appuntamento settimanale del Trono Over di UED. Dopo la lunga pausa dovuta al weekend inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne il dating show di Canale 5.
ricordiamo a tutti i telespettatori che questa sarà l'ultima settimana di programmazione in vista delle feste natalizie. Secondo gli spoiler diffusi in rete, oggi pomeriggio verrà trasmesso il primo appuntamento del Trono Over. Protagonisti assoluti saranno Gemma Galgani, Rocco Fredella e anche Tina Cipollari. Quest'ultima, oltre a gettare dell'acqua addosso alla dama torinese, farà uno scherzo ad Angela. Uomini e donne, Gemma Galgani e Rocco Fredella ritrovano la sintonia. Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne rivelano che ci sarà una svolta decisiva tra Gemma Galgani e Rocco Fredella. Nello studio Helios di Roma ci saranno dei clamorosi sviluppi che riguardano la storica dama piemontese e il piastrellista che dallo scorso settembre fa parte del parterre senior. Dopo tantissimi litigi, nelle ultime due settimane i due amanti si sarebbero frequentati moltissimo lontano dai riflettori e telecamere del dating show di Maria De Filippi. La donna, inoltre, per fare capire che tiene molto al Fredella, gli ha preparato una bellissima sorpresa. Nello specifico ha addobbato un albero di Natale per strada, appendendo un bigliettino con una frase romantica dedicata al cavaliere. Uomini e donne, Gemma e Rocco si baciano appassionatamente, poi non lo fa salire in casa. Ma gli spoiler sul parterre senior di Uomini e Donne non sono terminati qui. Infatti a inizio puntata Tina Cipollari getterà dell'acqua addosso a Gemma Galgani mentre quest'ultima era intenta a fare il solito confessionale. Le anticipazioni rivelano anche che la Galgani e Rocco, per suggellare il loro ritorno di fiamma, si sono limonati all'interno dell'automobile del Fredella. L'intenzione di quest'ultimo era di salire nell'appartamento di Gemma ma quest'ultimo glielo ha severamente vietato. Mi ero pure portato lo spazzolino. Dirà un Rocco deluso nella puntata di Uomini e Donne. Ovviamente il pubblico, gli opinionisti e Maria De Filippi rimarranno sorpresi dalle parole del cavaliere. Spoiler Trono Over, Tina getta acqua addosso a Gemma. Durante la puntata è avvenuto il solito battibecco tra le due star di Uomini e Donne, in una di queste Tina ha lanciato acqua all'indirizzo della dama di Torino che si è molto risentita di questo ed ha esclamato. Non mi aspettavo questo da te, pensavo volessi fare una tregua. In questo scherzo Tina le ha bagnato completamente il vestito, scatenando la rabbia e la frustrazione di Gemma che non è riuscita a trattenere le lacrime. Uomini e donne, Gemma Galgani e Rocco, passione alle stelle. Ieri negli studio Helios di Cinecittà è stata registrata una nuova puntata del Trono Over, durante la quale Gemma Galgani è stata nuovamente la protagonista. Scendendo nel dettaglio, Gems ha dichiarato di essere rimasta delusa dalle parole rilasciate da Paolo nel corso di un'intervista. La dama di Torino, infatti, si sarebbe sentita offesa in quanto tra loro non c'erano state solo telefonate superficiali ma avevano avuto delle confidenze serie. Una confessione che è stata interrotta dall'arrivo di Tina Cipollari, che ha versato dell'acqua sul vestito della Galgani facendola scoppiare a piangere. Dopodiché Gemma ha detto di essere contentissima di aver ripreso la frequentazione con Rocco, confessando di essere così entusiasta da appendere un bigliettino con una dedica d'amore per il cavaliere ad un albero. Inoltre ha confidato che ci sono stati baci appassionati con Rocco in automobile. Ma ecco arrivare il colpo di scena,
Il cavaliere ha detto di esserci rimasto male quando Gemma non ha voluto farlo salire in casa, quando lui aveva portato perfino lo spazzolino da denti. Tuttavia questa scaramuccia non ha frenato la passione tra la Galgani e Rocco, che per tutta la puntata hanno ballato felici insieme. Ma le anticipazioni di Uomini e Donne Over non finiscono qui, in quanto in puntata sono successi altri colpi di scena da non perdere.